Un'inarrestabile Vicenza riceve questa sera allo Stadio Menti, nel turno infrasettimanale, la Virtus Lanciano. Si prevede un gran colpo d'occhio, esauriti infatti i tagliandi della curva sud già da alcuni giorni. Del resto, i biancorossi, allenati dall'ex tecnico biancazzurro Pasquale Marino, guardano quasi tutti dall'alto grazie ad un terzo posto in classifica, ad un solo punto dalla seconda, il Bologna, che nessuno avrebbe mai osato sperare solo pochi mesi fa. Quanto sembra infatti lontana la gara di andata al Guido Biondi, quando il Lanciano tramortì il Vicenza, battuto 4-0 qualche settimana dopo, ci fu addirittura il cambio di panchina, via Lopez fu scelto Marino. Un'ascesa strepitosa che nell'odierno turno infrasettimanale il Lanciano cercherà di rallentare. Il Vicenza però vuole la settima vittoria consecutiva, mentre la Virtus vuole prendersi due punti che ha lasciato al Cittadella sabato scorso. C'è il rispetto per le squadre che andiamo ad affrontare questa settimana, anche per l'Avellino poi, quindi dopo, subito dopo. Quindi sappiamo che abbiamo un trittico di partite importanti, dove con squadre importanti che niente, quindi paura sicuramente no. C'è il rispetto per le squadre comunque forti che sulla carta stanno a far bene e quindi dobbiamo continuare di questo passo. All'orizzonte ci sono queste due trasferte. Vicenza che è in gran palla, 6 vittorie di seguito, però insomma per la legge dei grandi numeri chissà, e poi Perugia, qual è quella che ti preoccupa di più? Oh, beh, adesso pensiamo a Vicenza, quindi sappiamo che abbiamo due trasferte vicine, quindi la prima è Vicenza, analizziamo la partita domani col mister e vedremo di andare lì a cercare di fare la nostra partita. Senti, è un campionato sempre più elastico, bastano 2-3 vittorie o comunque risultati positivi per salire oppure per scendere. Voi siete scesi ora al decimo posto. A proposito, il fatto di essere fuori dalla zona playoff potrebbe anche alleggerire i vostri pensieri e giocare magari ancora meglio? No, perché comunque noi giochiamo con l'obiettivo di salvarci. Quindi prima otteniamo la salvezza e poi guardiamo avanti, il nostro obiettivo è quello. È chiaro, come dicevi te, la Serie B è un campionato difficile, sappiamo che è molto equilibrato, ci sono tante squadre dietro di noi che hanno punti dietro di noi, quindi noi dobbiamo pensare prima a salvarci e poi ci divertiamo. Ecco.